gilet e maniche corte. Così l'ambasciatore israeliano Eitan Naveh si presenta oggi ai controlli di sicurezza dell'aeroporto di Istanbul. Ieri il diplomatico israeliano è stato espulso dalla Turchia dopo il massacro di 60 palestinesi di lunedì lungo il confine della striscia di Gaza, seguito all'apertura dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Oggi Ankara ha cacciato temporaneamente anche il console generale a Istanbul dello Stato ebraico, che 24 ore fa aveva a sua volta espulso il console turco a Gerusalemme. A 3 giorni dall'inizio degli scontri mortali, scontri proseguiti anche oggi, si ferma per fortuna la conta delle vittime, ma si infiamma la guerra diplomatica. I palestinesi richiamano per consultazioni i propri ambasciatori in Romania, Repubblica Ceca, Austria e Ungheria, i 4 paesi dell'Unione Europea che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. C'è una via a Guatemala in molte città e comunità di Israele, perché ricordiamo i nostri amici. E Guatemala è il nostro amico. Così il premier israeliano Netanyahu ringrazia l'omologo del Guatemala. I due hanno inaugurato oggi l'ambasciata a Gerusalemme del paese centroamericano, come promesso dal presidente guatemalteco Jimmy Morales, subito dopo lo storico annuncio di Donald Trump a dicembre scorso di voler trasferire la sede diplomatica degli Stati Uniti da Tel Aviv nella città santa contesa. La tensione è altissima in Terra Santa, mentre cresce la preoccupazione per una nuova ondata di violenze per venerdì, primo venerdì del Ramadan, il mese sacro di preghiera e digiuno per i musulmani. Da marzo a oggi sono morti nella striscia di Gaza, uccisi dagli israeliani, oltre 100 palestinesi. Altri 12.000 sono rimasti feriti. Che cosa accadrà? Beh, la previsione più semplice è questa, che ci sarà una sorta di collasso di Gaza, dove c'è già stato il crollo del sistema sanitario e di tutta la già debole economia della striscia. Ma nonostante questo, l'asse Washington-Israele non si incrina, anzi si rafforza. Trump ha regalato in qualche modo a Israele la capitale, Gerusalemme, unica e indivisibile dello Stato ebraico, e in cambio Netanyahu sarà il poliziotto degli Stati Uniti nella regione. Ma anche Netanyahu ha ottenuto un vantaggio, di quello di restare l'unica superpotenza della regione in funzione anche anti-iraniana. Qual è la previsione? La previsione purtroppo è che la guerra dei 70 anni rischia di diventare la guerra dei 100 anni.